Buonasera. Buongiorno. Arrivederci. Un tavolo difficile? Giocatori prevedibili? No, niente di tutto questo. È solo che oggi le carte hanno proprio deciso di prendermi per il... Culo, che culo, che culo! Sempre la stessa cosa, ogni volta. Vabbè, dai. Ci vuole solo pazienza. È tutta la sera che non vedo carte. Neanche una figura. Ah, gli alberi, eccone due. Il tizio scarso, il ragazzino dell'online. Questa è la dealer, tanto lei non gioca. E quello che sta qui per sbaglio. Io punto. Lo guardo e lui folda. Qualche gioco difficile per far vedere che sono bravo. Asso, donna di fiori, questa me la prendo easy. Una puntata e via. Tutti fold e tanto ci sarà sempre il solito rosicone che rosica. Eccolo qua. Ah, le Y. I 30. Ah, coppia di 3,5, le carte iniziano a venire. Questo però è un board difficile. Perché il giocatore ha fatto una puntata sostanziosa. Avrei bisogno solamente di una carta molto alta da farlo spaventare. Ah, il 14 di picche, eccola. E lui si arrabbia. Se ne va. Io impassibile, perché tanto tornerà. Ma se torna, prendo tutto. Passo per il bar e si ricomincia su un altro tavolo. Lo vedi quello lì? Si fa chiamare Stan Daniel Unger, anche se in pochi conoscono il suo vero nome. È un giocatore di poker high stakes, un professionista. Si dice che tutta la sua famiglia lo fosse, specialmente suo nonno. Eh già, è nato tra le carte e vive tra le carte. E si dice anche che non possa perdere una mano. Beh, ovviamente non è così, ma sa sempre quando passare, sa sempre quando bluffare e sa sempre quando non deve farlo. Conosce i giocatori. Hanno paura di lui. Nessuno vuole giocare con lui. Ma quando lo fanno perché vogliono batterlo e poi raccontarlo in giro. Ovviamente nessuno ci riesce. Finiscono sempre al verde, in mutande, e gli lanciano le fiche addosso. Cambio, grazie. Questi tienili. Allora, altre mazzette da investire, eh? Che avevi dubbi? Assolutamente no. Allora, hai trovato quello che cercavi? Io veramente no. Però tu che mi dici? Beh, io ho qualcosa di concreto per te. Hai presente quei fondi di cui parlavamo l'altra volta? Bene, ho conosciuto un tale che potrebbe raddoppiare i tuoi guadagni entro un anno. Beh, ovviamente per lui ci sarebbe una piccola percentuale. La morte improvvisa di Cancelli ha lasciato un enorme vuoto dietro di sé. Come pensa di colmarlo? È vero, un gran vuoto. Non ho perso solamente un amico, ma anche un socio capace ed esperto. Tuttavia, voglio rassicurarvi. Per il bene della sicurezza e dei nostri lavoratori, a breve ci sarà un nuovo leader al mio fianco. Il suo nome verrà annunciato in una sede più consona, durante la prossima conferenza stampa. Ma Cancelli aveva dei nemici, lei ha qualche sospetto? Gli inquirenti hanno già sentito quello che avevo da dire. Mi sorprende poi. Lei, meglio di me, dovrebbe sapere che c'è un certo riserbo dietro le indagini. Naturalmente. E cosa si aspetta nell'immediato futuro? Io e Lapo avevamo molti sogni da voler realizzare. Mi auguro di incontrare uomini come lui, coraggiosi e sognatori. Uomini che non abbiano paura di mettersi in gioco e che condividano le mie aspettative, perché c'è tanto lavoro da fare, ma pochi in grado di farlo. Inoltre, mi auguro venga fatta giustizia per Lapo. Le autorità sapranno incastrare certamente il colpevole. Ehi, grazie. Guarda là, stanno facendo carta rossa e carta nera. Ci vediamo dopo. Allora, chi gioca? Carta rossa o carta nera? 5 euro su carta nera. 50 su rossa. 1 milione su carta bianca.
Ciao, che cos'è? È tipo un navigatore, ma non è che sia ridotto un granché. Senti chi parla, ritardato. Insulta! Ma dove l'hai trovato? Stavo girando in moto e l'ho visto lì sull'asfalto. E l'ho portato a casa. Allora sveglio. Meno parole e più colla per aggiustarmi. Su. Vabbè, dai, è un po' volgare, ma alla fine è simpatico. Volgare sarà tua sorella. No, ma la vuoi smettere? Elisa, io questo coso non lo aggiusto più. Oh, cugino di campagna. Coso lo dici a qualcun altro. Piuttosto che dire cazzate, trova una macchina in cui usarmi. Ti devo portare in un posto. In un posto? Non ti fare strane idee. E poi io guido la moto, non la macchina. La moto è il vater delle strade. Rubare la macchina ai tuoi? Ma sei matto? Che razza di soluzione sarebbe? Baby, comunque il tuo ragazzo è uno sfigato. Mi sa che hai ragione, Gabbo. Smetti pure di aggiustarlo. Ehi, chiedi scusa. Sennò te lo sogni che io ti aggiusti. Pausa di riflessione. A Branduardi fallito. Io ora mi so aggiustare da solo, quindi rimedio una macchina. Stronzo. Oh, aspetta. So io cosa farci con lui.